Buongiorno e bentrovati. In questo video sono Filippo e oggi parleremo della cenere. Chi ha una stufa o un camino e produce una discreta quantità di cenere durante l'inverno ha a fine dello stesso un bel gruzzoletto, un tesoretto di cenere che può utilizzare per il proprio orto. Quindi adesso dobbiamo capire se e come conviene utilizzarla e per quale culture non conviene utilizzarla e se ci sono altri modi alternativi per farlo. Allora, innanzitutto che cos'è la cenere? Ovvio dirlo, è la combustione della legna e quindi un'ossidazione fortissima della stessa e la riduzione e la perdita di tutte le sostanze volatili che sono contenute nella legna. Quindi non avremo per esempio l'azoto che è un materiale volatile che con la combustione viene disperso nell'ambiente, ma avremo altresì invece tutti i sali minerali che non sono volatili, quindi fosforo, potassio, magnesio, eccetera. La cosa da dire però della cenere è che soprattutto viene, in termini di peso, viene a essere preponderante la presenza di calcio. Calcio è l'elemento base se si vuole trasformare, se si vuole alzare il pH di un terreno. Infatti si inserisce la calce per aumentare il pH. Quindi il calcio di per sé non è un elemento negativo, però dobbiamo considerare che alza il pH del nostro terreno, quindi è da utilizzare con parsimonia, escludendo quelle che sono le piante che si dicono acidofili. Le piante, per esempio, il mirtillo, la erica, l'azalea, eccetera, che sono appunto considerate acidofile, è meglio tenerle lontane dalla cenere perché questo farebbe sicuramente un pessimo servizio. Mentre per, diciamo, le piante comuni, anche se sappiamo che la maggior parte delle nostre piante orticole preferisce un pH leggermente acido, intorno al 6,5, una grande media che comprende un po' tutto, possiamo comunque utilizzare la nostra cenere nella ragione di circa un 100-150 grammi a metro quadro, quindi non è tantissima roba, sono due pugnetti così per un metro quadro e questa è tutta la cenere che possiamo dare per un metro quadrato del nostro orto. La cenere ovviamente si consiglia sempre di posizionarla sul terreno prima di aggiungere magari sopra del compost o prima di una piovuta in modo che la cenere venga assorbita, venga compattata sul terreno e non voli via nel caso ci sia un po' di vento. Questo è tutto quello che dobbiamo fare per incorporarla, per aggiungere al terreno. Diversamente, comunque, io mi conservo sempre la cenere, soprattutto per utilizzarla quando pianto e semino i pomodori. I pomodori hanno quel difetto di andare in carenza molto spesso, molto velocemente, d'estate con una carenza di calcio che provoca il marciume del culetto del pomodoro. Aggiungendo nella buca di impianto del pomodoro della cenere, la cenere appunto avendo più del 30% di calcio, mi apporta quel calcio necessario per la vita del pomodoro. E tendenzialmente, salvo casi eccezionali, non ho problemi con il pomodoro da quando ho adottato questa tecnica. Io la cenere la uso anche direttamente sulle piante quando ho dei grossi attacchi, per esempio di cavolaia o di altre o di lumachine che mi aiutano a contenere questi animaletti che ci danno del fastidio. Poi le piante vengono lavate e quindi non ho nessun danno. È un po' uno sostituto del caolino o di altre sostanze che danneggiano, che in qualche modo interferiscono con l'apparato digerente, l'apparato di questi animaletti, per cui li danneggiano un pochettino e quindi di conseguenza vanno ad impattare meno sulle nostre coltivazioni. È giusto un palliativo rispetto a quello che si può fare. In una stagione così non c'è nessun problema anche a buttarla sopra, tanto la prima piovuta dovrebbe andare tutto nel terreno. Ecco, non spargete la cenere quando c'è il vento, un altro consiglio molto importante.
Bene, vado avanti, finisco di spargere tutta la cenere su questa aiolina. Mi raccomando, fate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video.